No, io l'ho vissuta serenamente perché ho giocato a calcio una vita, so come funzionano certe dinamiche. Io sono un giocatore, quindi devo pensare solamente al bene del mio, della squadra, perché comunque sono una persona d'esperienza e quindi molti ragazzi, molti di loro contano su di me, sul mio apporto. E quindi niente, l'ho presa con la serenità giusta che ci deve stare, con la voglia di giocare, perché quello è importante, però ho dato una mano e do una mano continuamente a tutti quanti, a chi ha bisogno. Il primo tempo che non ci aspettavamo questo uomo contro uomo dal nostro difensore, noi centrocampisti, infatti facevamo fatica a palleggiare. Poi invece nel secondo tempo, parlando neanche col mister nell'intervallo, abbiamo deciso di giocare sulle seconde palle e secondo tempo la musica è cambiata e vincevamo quasi tutte le seconde palle e contrasti. Loro sì, avevano un centrocampo fisico, però alla fine se vai deciso e con rabbia conta poco. No, me l'aspettavo di giocare, ero sereno, mi sono allenato bene, ero pronto, non ho avuto nessun tipo di problema. A livello personale, ripeto, e a livello di squadra sono contento perché ho visto una squadra viva, presente, concentrata fino all'ultimo minuto. Dispiace perché noi volevamo portare una vittoria a casa, almeno dei punti, e ce lo meritavamo oggi, perché nessuno ci può ricriminare il fatto dell'impegno, anche delle occasioni che abbiamo avuto il secondo tempo in confronto a loro, che non hanno fatto un tiro in porta, tranne le ultime due azioni, ma era in contropiede che mancavano 2 minuti alla fine. Ma io si dice che è una cosa psicologica, non penso sia una cosa psicologica perché stavamo facendo noi la partita e stavamo facendo anche molto bene, stavamo mettendo le corde. Il calcio è fatto di episodi e oggi un episodio ha deciso come affermo stessa cosa, punizione, e stavamo facendo noi la partita. Sono episodi che dobbiamo cercare anche con un po' di fortuna, ma dobbiamo cercare di farli girare noi a nostro favore. No, a livello personale e a livello di squadra sono contento della prestazione. Dispiace per il gol preso perché è stato un mezzo rimpallo e la palla stranamente andava a finire sul secondo palo. È stato un secondo tempo, secondo me, molto importante. Abbiamo avuto il pallino del gioco, eravamo determinati. Se c'era una squadra il secondo tempo eravamo noi. Dispiace per il gol. Però la prestazione è stata importante della squadra. Dobbiamo cercare di fare vittorie e portare a casa punti il più possibile, perché non dimentichiamoci che noi ci dobbiamo salvare, punto, non è che dobbiamo avere altre cose in testa, poi vedremo, però salviamoci. Per adesso la classifica è ancora, siamo lì.